ripeto, particolarmente significativo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che i nostri impianti sportivi, e non solo negli impianti sportivi, amici del Unitalsi con particolare trasporto. Fabio, che partita sarà? Ritengo che sarà una partita divertente. Come detto prima, Ronaldo sta rigiocando nuovamente, avrà voglia di far vedere di essere tornato il grande Ronaldo che tutti conoscono. Eccolo puntualmente inquadrato dalle nostre telecamere guidate. Teo Anni della Federcalcio, abbiamo visione delle grandi stelle questa sera. Continuiamo nella tradizione del calcio, anche se lei è un innovatore, ha parlato oggi del doppio arbitro, un'idea che potrebbe essere attuale. Boh, è un'idea che possiamo sviluppare, sì, no, possiamo utilizzare. Solo l'inno nazionale italiano, altrimenti chissà quanti inni nazionali, no? Avremmo dovuto suonare in considerazione del fatto che la formazione del resto del mondo annovera brasiliani, spagnoli, portoghesi, nigeriani, sudafricani, giapponesi e via discorrendo. La bandiera della FIFA con l'invito per il fair play. Presidente Blatter della FIFA che vanno a salutare gli atleti del resto del mondo. Vede il sorridente Ronaldo, Rui Costa intanto a lui, l'abbraccio tra Blatter e Ronaldo. E ce lo auguriamo tutti. Ce lo auguriamo naturalmente tutti, in bocca al lupo a Dino Zoff, che qualcuno ha detto abbia preso troppo seriamente questa partita. Poi Italia contro questa formazione del resto del mondo, che ha in panchina quali tecnici il brasiliano Carlos Alberto Parreira e Otto alla guida dell'Arabia. Ha anche allenato il Ghana, il Fluminense, il Metro Stars di New York. Josef Venglos invece, 62 anni, un anziano, è stato per parecchi anni commissario tecnico della formazione dell'allora Cecoslovacchia e ha vinto con la Cecoslovacchia il titolo europeo nel 1976, titolo europeo che si disputò in Jugoslavia, che sarebbe dovuto essere di grande festa. Si continua a giocare, ma il lutto è nel cuore di tutti. Luca era sulla traiettoria della palla. La non pressione dei difensori ha permesso già di cacciare due volte. Ahie. Peccato. Attenzione, Ronaldo, il colpo di tacco, UEA, un altro colpo di tacco, va Miati e pertanto c'è il calcio di punizione con questo primo piano dedicato a Ronaldo. Ecco, vedete, un altro colpo di tacco. Un po' troppo. Abbia una calamita al piede. Sì, la facilità di girarsi, di tenere il pallone. Dicevo di Dunga che quando è andato via dall'esperienza italiana dicevano che era già vecchia qualificazione, ma in campionato sono 5 partite che non segna. Inzaghi, poi Ronaldo, gioco grande, poi in profondità per Zidane, va ottimamente a fermarlo Nesta, accompagnato con un'ovazione il suo gesto sulla ribattuta UEA, la finta di Battistuta, il tura ferrea, attenzione a Ronaldo. Va Ronaldo, sbroglia Hierro, la palla per Zidane, attenzione, contropiede, lancio profondo, posizione regolare per Ronaldo, tiro, miracolo da parte di Peruzzi e poi fallo di Maldini, se gli lasci spazio cosa fai? No, è stata bellissima l'azione, un passaggio profondo di Zidane per Ronaldo, come ha ricevuto la palla, Ronaldo è scattato, ecco, guardate la palla come gli arriva precisa. La difesa italiana è ben piazzata, però la capacità di questo giocatore di servire le punte è unica. Qui sbaglia il pallonetto Ronaldo, c'era Battistuta che si arrabbia, giustamente era libero, sarebbe andato in porta con la palla. E qui c'è il fallo di Maldini. Anche nell'ultima ora, infatti, adesso sta cominciando a scaldarsi Suker nella rappresentativa del resto del mondo, un giocatore che Capello conosce bene. Sì. Sì, Ronaldo intanto, va Ronaldo, scontro con Panucci, non c'è irregolarità. Fra l'altro direi che dopo questi primi 20 minuti di gioco la partita sta mantenendo le promesse. Intanto una grande giocata a favore di Battistuta con il sinistro, non c'è scampo, gol! Comunque ventesimo, che sono le qualità tecniche, Winter dentro ancora per Ronaldo, attenzione Ronaldo, finta micidiale, va Ronaldo, pallonetto in controtempo, gol! Troppo bello, tutto troppo bello, troppo divertente. Che giocatore, ragazzi. Sì, è stato fortunato Winter a uscire da due dribbling, due contrasti, però se avete la palla a Ronaldo, guardate il passo doppio. Guarda come lascia fermo Cannavaro, che non è... No, non è l'ultimo arrivato, guardate. Poi qui cerca il palo lungo con l'interno del piede e
la palla viene deviata, Maldini non riesce a rinviare, arriva come il solito Weah, che in questo momento anche lui è meglio lasciarlo perdere. Guardate, certo, il passo doppio spende Ronaldo, è tornato Ronaldo dei vecchi tempi. Attenzione tutte le squadre, e soprattutto saranno contenti i tifosi interisti. Battistuta in leggero contrattempo, il controllo non perfetto di Maldini, non si può regalare nemmeno un centimetro. Palla ancora conquistata da Dunga, poi di forza Battistuta in combinazione con Ronaldo, fa filtrare ottimamente per Rui. In controtempo Albertini, e va via Weah per Ronaldo, in grana la quarta, c'è Nesta su di lui. Fuori per Battistuta, recuperato a piedi Ronaldo. Weah. Non è potuto uscire l'interista, che comunque adesso, appena la prima interruzione, abbandonerà il campo. Weah, poi Rui Costa, ora Zé Maria, ancora Weah, dentro Ronaldo. Di Zidane a lanciare con tutti i due piedi, destro e sinistro, e sempre. Ed ecco che c'è l'avvicendamento, Ronaldo giustamente applaudito. 31esimo del primo tempo, esce Ronaldo, entra con la maglia numero 13 il croato Davor Šuker. Che sono sacrosante, sì. No? Se adesso si può dire tutto quello che vuoi, soldi, passioni, pressioni, però lui si diverte a giocare. Ma io credo che nessun giocatore di calcio antica. Ma forse si aspettava un passaggio. Guardate qui che show di Ronaldo, che finta. Traversone, irrompe, è il caso di dire, Weah. Ma c'è stato anche un mancato aggancio di Maldini. Sì, c'è stato anche un mancato aggancio, ma... Però molto bello questo scatto di... su Nesta, tra l'altro, mi pare. Sì. Non su Cannavaro. E avete visto, irrompe Weah e mette a segno. Poi si risveglia, diciamo così, l'Italia. Ah no, c'è ancora... Sì, un altro... Si vede che un altro replay del gol. C'era solo qualche cameraman interista. Qualcuno, sì, veramente. Questo è per la gioia.